Come state? Bene. Bene? Ciao Rassoccio. Grazie, no, sono contenta di essere venuta, andiamo a farci una bella passeggiata. Andiamo. Dai, se volete stare con me, a noi va bene. Ma no, ma senta. Peppe. Un attimo qua, un attimo qua. Io mi sono venuto. L'espressione sono lavori minuziosi, sì. E ogni pezzo è unico, non ce n'è mai uno uguale all'altro, proprio perché sono semplicemente l'amuleto di riconoscere il suo proprietario e di sapere pertanto chi cosa deve fare. Cosa dice fai tu no? La tradizione, il tenuto che si è realizzato quando si è detto in quando si conviene. Come sta? Bene, bene, bene. Venite, venite. E questa invece. Ma come l'avete fatta che è bellissima? Hai visto? Bella. C'ho anche più tette, non tu l'avevi visto. Grazie, insomma, grazie. Se no per questo perché il sito di caricatura lo mettiamo sempre. È bellissimo. Allora, lavoratore. Fatto, diciamo, dalla parte che ha detto Salvini. Oggi qua la faccia Salvini, ci sono gli scioperi in treno, Salvini ha detto scene indegne nelle stazioni e non succedano mai più. Ma perché per un ministro è così intollerabile un diritto garantito dalla Costituzione? Che è quello per lavoratori che stanno subendo le politiche ingiuste del governo. Hanno aumentato la precarietà, hanno esteso i contratti a termine, hanno esteso i voucher, stanno tagliando la sanità pubblica, stanno tagliando le pensioni e in più vorrebbero i lavoratori zitti e buoni? La Costituzione dice altro. Il diritto di sciopero è un diritto costituzionale. E quindi sono contenta che anche qui oggi a Napoli ci sia stata una bella partecipazione di lavoratrici e lavoratori che non stanno facendo nient'altro che lottare per il proprio futuro, che è il futuro del paese, e questo un ministro dovrebbe saperlo. Tanti gli hanno chiesto della sanità, visite che non si riescono, cosa si può dire? Anche perché la gestione delle regioni, secondo lei, al di là del tema sanità pubblica, è anche la gestione che va migliorata da parte delle regioni. Anche qui basta passeggiare a San Gregorio Armeno a Napoli e capita di incontrare persone, ci è capitato anche oggi due persone malate, oncologiche, ma purtroppo no, perché ci capita anche nel resto del paese e ci capita anche di persone che ci scrivono direttamente con i contatti che hanno, con le mail, con i social, perché è un dramma che stanno vivendo nel momento in cui questo governo, da quando si è insediato, taglia sulla sanità pubblica e racconta una bugia al paese, e cioè che sta facendo il più grande investimento sulla sanità pubblica che si sia mai visto. Non è vero, i dati loro mostrano che si sta abbassando la spesa sanitaria sul PIL. Questo vuol dire far mancare i servizi alle persone, come quel signore che abbiamo incontrato oggi e che ci ha raccontato di aver visto ridotti i propri supporti anche solo per andare a fare la chemio, e quell'altra signora, anche lei malata oncologica, che ci ha confermato quanto si stiano allungando le liste d'attesa. Manca il personale, io non so in che mondo viva questo governo, ma sappiamo di 21.000 medici che sono andati all'estero, 30.000 medici che mancano nei reparti, 70.000 infermieri. Se non metti più risorse, e noi con le opposizioni stiamo chiedendo 4 miliardi in più per la sanità, 1 miliardo subito sulle assunzioni, perché quello è l'unico modo per ridurre le liste d'attesa. Il governo dà la risposta sbagliata al problema delle persone che stiamo incontrando anche oggi per strada, perché dicono facciamo lavorare di più il personale medico infermieristico esistente. Basta incontrarne uno e ti dirà che ha turni massacranti, che sta rischiando il burnout e che se ne vorrebbe andare se potesse. Quindi noi dobbiamo investire e sbloccare le assunzioni per riempire di nuovo i reparti, per ridare dignità al diritto alla salute che è previsto anche in Costituzione. Noi continueremo a batterci in questa direzione. Le assolve la, vado, ragazzi, la gestione delle regioni. La gestione della le regioni da sole non se la possono fare, guardi, perché le regioni hanno avuto dei costi esorbitanti durante la gestione del Covid che non sono stati nemmeno pienamente ristorati dal governo nazionale. Quindi senz'altro ogni livello istituzionale deve dare il massimo per ridurre le liste d'attesa, ma se si riducono le risorse del Fondo Sanitario Nazionale, come sta facendo il governo Meloni, non ci avranno le risorse per fare le assunzioni, e tra l'altro subiscono il blocco che fa ancora riferimento a parametri del 2004, come se in mezzo non avessimo avuto la pandemia globale che ha investito tutta la nostra comunità. Quindi è il tempo di sbloccare quelle assunzioni e metterci le risorse, altrimenti non daremo risposta a quello che ci chiede la gente per strada. La prima grande preoccupazione, il diritto alla salute, il diritto alla sanità pubblica universalistica che sta scritto in Costituzione. Grazie. Beh, sono rimasta
entusiasta della preparazione, della competenza, della passione degli artigiani di queste botteghe storiche che abbiamo incontrato e ci hanno raccontato come sia importante anche poi tramandare alle nuove generazioni questo mestiere. Si sta pensando di fare una scuola, un progetto che mi sembra importante perché non possiamo perdere queste competenze, questi saperi che, come vedete, sono anche un fattore di attrazione delle persone, ma anche di dare lavoro di qualità in questo territorio. Ne abbiamo bisogno, ne hanno bisogno le nuove generazioni, per non lasciare tante ragazze e tanti ragazzi senza opportunità. Ecco, mi sembra che sia un buon esempio, ecco, di come tenere insieme la bellezza di Napoli, la sua storia, la sua tradizione, ma anche un'opportunità di futuro.